Ciao ragazzi, Ciao ragazzi! Marpino c'è? Sì, c'è, ma siamo molto disperati perché a forza di andare avanti, indietro, avanti, Sì, dai, indietro. forse abbiamo capito dove andare. In pratica dobbiamo tornare nel primo. Nella prima Guarda quello. stanza delle menzogne, dove c'è il Sì. portale che abbiamo aperto per Jetka. Esatto, in pratica ci hanno abbassato quel No, le ponte. abbiamo abbassate Abbiamo noi. abbassato quel ponte levatoio, qui era. Però ci sono quei due di qua di fuoco, se non sbaglio. Esatto. Perché qua se no noi non avevamo il. Non c'era niente, giusto? Non c'era quel ponticciolo No, c'era ma era alto e io non ci potevo passare sopra. Qui c'è una pergamena. Potente Antanas, deve esserci qualcosa che ha impedito alle persone di raggiungere la mano del caduto Adir per così tanto tempo. Tutti i racconti di chi è stato in questa stanza hanno qualcosa in comune. Sono stati tutti traumatizzati. Non ci cade il ponte, no? Non mi sembra. Meno male con tutto quello che abbiamo fatto. Chi è quello? È qualche boss prima del boss grande, secondo No, questo non è niente, me. questo Ah qua. no? Ah, ecco. Oh, fulmine saette! Chi è? Caspita, avevi la protezione. Chi caspita sei? Robocop! Io gli starei un po'. Allora, frammento Quanti ne abbiamo? ai fulmini. Per 30 secondi, però. Vabbè, mettitelo. E i preferiti. Attenzione. Oh. Studiamolo un po'. Uno. Via, via. No. Vabbè, ci poteva stare. Uno. Gira e ne dà un altro. E tu lo puoi dare. Via, via. Adesso lo gira, lo dà per terra. Noi lo togliamo via. Aspetta, per questo si incavola come una bestia. Adesso ne dà un altro, lo gira. Vai, salta. Via. Bravissimo. Vai. Via. E fagli un po' di veleno questo cazzone, Non glielo no? fa. No? Sta Ne spada abbiamo non glielo troppo fa. poco. No, con l'altro spadino del veleno che hai. Ah. Aspetta, gira. Vai. Via. Non posso. Ah, ce l'ho fatta. L'ha preso però. L'ha Bevi. preso due volte. Appena lo Attacca, vedi che fa. attacca, attacca. Falla adesso. Che Me l'hai cazzo. fatto fare proprio adesso. Ma non lo sapevo che te lo dava sulla testa proprio. Pensavo che eri un po' più in là. Fallo adesso, fallo adesso. Giusto sulla capa. Dai, torniamo dentro. Vabbè, Come se non fosse successo ma niente. non mi sembra così Dai, rimediabile. dai, Chi è via che noi adesso? dobbiamo andare a prenderci le nostre 5.000 E anime. amore, pure tu subito, che non abbiamo tempo da perdere Esatto. proprio. Anche perché, voglio dire, non mi sembra così. Aspetta, che dopo non sai se lancia i raggi gamma quando è dopo la metà. Non so se devo mettermi. Oh. Vai, lascialo lì. Ma Io non no. vorrei che viene quello, Ma non credo. Ma noi andiamo dritti, tanto questi si spiaccicano da soli da qualche parte. Bene! Ci hanno buttato di sotto, le nostre 5.000 anime sono andate ma tu a mi farsi fai andare di fretta, mi benedire. fai andare. Vai, 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 vai. Io? Non farlo a questo, vai, 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 corri. No, vai dritto dal ponte, questi due sono due che scoppiano da soli. Sì, ma se tu ti fermi lì Mi è fermo, io inutile. non devo fare, se no mi scoppiano addosso. Capisco che questo qui lo possiamo evitare. Forse. Sì, perché ti Ok. salta oltre. Questo non è che salta sempre. Tre anime abbiamo lì, ne prendiamo? Io lo sapevo. Non è che ti hanno fatto niente.
Uno se n'era pure andato. Entriamo? Non ti fa entrare più? No, voglio vedere una cosa. Perché io poi giustamente ho questa spada qua, no? Visto che non sto usando demolitore. 116 o 128. Ma con 128 non cambia. No, è molto più pesante. Sì, ho capito, però alla fine gli dai solo un colpo, tu non è che gli dai 50. No? Devo fare un boss, mi metto quello per il peso, no? Attenzione. Allora. Ah, vedi che lancia anche i missili. Lanciato il missile, bravo. Attento, attento. Ah, non ce l'aveva. Gliela potevo dare una botta, però. E chi lo sa che quando lo lanciano. Ok, adesso tira su. Me ne dà un altro. Vai. Via via. Tira su. E molla giù. Vai. Si è addormentato. Lo tira, vedi, quando lo tira tu gli puoi dare la botta perché ora che lo riprende. Non l'abbiamo. Via via. Non lo sapevamo, però. Su. Senti che musichetta. Annientatore. Tattica. Ah, ma è l'annientatore proprio questo. Vai. Via. E gli facciamo pochissimo, però. Ma non so cosa è debole questo, via. Vai. Bravo. Adesso aspetta che lo spiaccica, vai. Cacchio. No! Non ha saltato, non è colpa mia. Là ci sono. Via sempre però. Dagli una botta. Via, prendo le tue anime, prima che gliela tiro a mano, che te lo da subito. Di là. Ma dove stanno le mie anime? Di là. Di là. E là che vuol dire per te? Destra, sinistra, accendi. Io ti faccio i gesti, tu non li vedi. Io sto giocando, non posso guardare. Ma perché non lo mira? Oh. Aspetta, uno. Piccolo, adesso rotto. No. Aspetta, lo gira. Vai. Fa di più questa. Allora, come mi hai preso? Perché bevi appena puoi. Se gli stai nel raggio della sua azione ti sbatte all'aria. Attento. Vai. Via. Oh, salto. Bravo, via. Non posso adesso. Non c'ho stamina. Aspetta. Aspetta che lo gira. Vai. Mamma mia, che pessima idea che è stata. Ho provato. Ci mette troppo tempo. Uno. Facci picchia, sposati subito. Vai, botte, botte. Sì. Rotola. Vai. Via. Questo è meglio forse, anche se gli fai proprio un po'. Facci picchia. Bevi prima che si riprenda il non la riesco a capire quella. La tira dritta? No, non riesco a scansarla, non è che non è. Non so neanche quando la fa. Cosa sta facendo i fulmini si è messo? I fulmini le saette. Te lo lancio un'altra volta. Non sono riuscito a fare il saltino. La diavolo. Via via. No. No, no, dai, buono. Vai addosso. Mamma mia.
Ok, lo gira. Vai. Non so perché a volte non me lo fa. Vai. Sì. Vai. E dove vado? E stavo saltando. Ah, che ti ritira il martello tra un po'. Via. Vai. No. Vai. No. Non so perché non mi esce più. Vai. Vai. No. No. Ha ucciso già. Certo, non serve a niente quella, tanto lui. No, gli ho fatto guarda. Ah, mo spara. Rotola via appena la lancia. Ha sparato. No, quando sto a terra muore già la faccio. Corri lì. Via via. Via via. Attento che salta. Si è incazzato? Non mi muovo. Bevi appena puoi. Tento. Poi gli tagli quattro botte. Via via. Ci ha messo delle ore. Te lo rilancia, mi sa. No, no, ti fa quella cosa, para, fai qualcosa. Ho messo lo scudo, ma niente da fare. Vabbè che non mi fa molto. Ma insomma. Te lo lancio di nuovo. Via. Te lo rilancio, no, salta lui, otterrai quando puoi. Sì. Ah, aspetta, te lo rifà. Forse è qua che ci vorrebbe 30 secondi di... Te lo lancia, forse, sì. Via. Attenzione che fa un saltino. Sta più vicino, forse è più male. No. Riesce a spostarti. Non so fare niente. Io verrei invece di andargli a tagliare mani alzate. Via. Se te ne fa un altro sei morto, bevi. Bevi. Mi sono messo la cosa di fungo. Via via. Un'altra volta me la sono messa. Mi dispiace per te. Attenzione che salta. Salta. Attento. Mi sta incazzando come una bestia. Oh! L'ho sparato. No, avevo un punto ferito.
aveva un punto felice. È stato difficilino, dai. Sì, perché aveva sto fatto del fulmine. Però quei 30 secondi erano proprio perfetti. Buoni, sì, sì, sì. Ma ci ha spaccato tutta l'armatura. Ragazzi, dov'è il nostro... Ci ho messo una vita per aggiustarmi l'armatura, per prenderne una. Annientatore. Cosa mi dà l'annientatore? Qualcosa di potente, il martello di fulmini. Ci ha dato anche un sacco di... Martello con i fulmini. Volere e potere. Quindi richiama a Dir dal suo nascondiglio. Dove cavolo richiama Dir. Dobbiamo andare a salvare prima cosa. Prima guardiamo qua dentro cosa c'è. Che è qualcosa blu? Prima guardiamo se c'è un piccolo salvataggio. Allora qui non c'è praticamente, mi sembra, niente. Qui non c'è niente. Assolutamente niente. Acqua sporca e lurida e infame. Poi da tante armi. E poi sconfiggi l'annientatore ultimo Lord dei Rogar. L'abbiamo fatto. Che è qualcosa? Che cosa? È un masso, il mostro? Ma un cristallo forse. Ah, vuole il cristallo. Possiamo salvare? No, quello ti butta da qualche parte. È quello no? Lì che ti porta. No, ma dietro andiamo a salvare. Che dicevo, c'è una porticina lì? No. No, porticine non ne vedo. E tornare indietro vuol dire incontrare tutti i mostri. Allora andiamo avanti, ci sarà un salvataggio dopo, non penso che sia così. Oh, è già uscito questo. Ma scusa, andare avanti dove devo buttarla dentro? Il cristallo? Ok, andiamo a svegliare Nadir. Nadir. Anche se quello mi sembra il coso per andare nel cristallo per... No? No, di solito è un'altra cera, non è così scuro. Appunto, è un brutto presagio il fatto che sia tutto scuro. Sono senza fiaschette, senza niente. Ma ci sarà un cristallino dentro. No. Apri gli occhi, Arkin. Abbiamo anche il vento che ci butta di sotto. FFF, che è là? Non si sa. Missione incognita. Posso neanche tornare indietro. Ti ha detto anche apri gli occhi, eh. Andiamo piano piano. Secondo me questo si rompe. Tu camminaci su veloce. Sei venuto qui a morire per mano di un dio. No. Dateci un... Perché combattere? Posso insegnarti molto, mostrarti l'eternità. Tu dacci un cristallino che poi ci pensiamo noi. All'eternità. Esatto, alla tua eternità. Perenne. Oh, stiamo arrivando a Majula. Noi stiamo arrivando. La tua prima battaglia era un battesimo. Il primo lord che ti ho mandato contro non si aspettava che tu fossi alla sua altezza. Ucciso con... Ihir, numero di morti 1, tempo trascorso 6:24. Non abbiamo, siamo morti col primo lord. Sì, sì. Ah, col primo sì e col secondo. Allora no, col primo non siamo morti. Appunto. Hai già detto una cagata. Che devo fare? Dove sei? Infatti più tardi hai combattuto contro questo. Che bello, ci fa vedere tutti quelli con cui questo siamo... chi? Quello lì. Ucciso con bacchetta del monaco, numero di morti 1. Tempo trascorso 10 minuti. Hai combattuto contro i Rogar perché ci percepivi come nemici. Non hai vinto la loro natura, il loro vero scopo, la loro magnificenza. Non sono qui per parlare. Hai sconfitto anche questo lord e i suoi servi. Oh, caspita, questo è quello che ci faceva saltare per aria. Numero di morti 4. Guardati, Arkin, sei un reietto. È stato imprigionato, marchiato, dimenticato. Che
bello che ci fa vedere tutti i nostri boss, anche se è un cagone, perché sei più simile ai Rogar di quanto ammetti. Sento la tua rabbia, non hai più freni. Hai ucciso e massacrato, tu sei un Rogar. Oh. Non hai un posto in questo mondo. Perché ci fanno combatti? Sei sopravvissuto a tutti gli attacchi dei Lord, è impressionante. Questo siamo morti, sì. Me lo devi prima dire. Tre, perché qua siamo morti, sì. Ci lascia qualcosa, i Rogar non tutti sono ci mostri, ma creature dell'uomo, sono i suoi figli. Sono nati dalla tua rabbia, paura e vergogna, non sono demoni, Arkin, sono specchi. Wow, bella, mi piace questa storia. Riflettono l'immagine dell'umanità. Menti. Hai combattuto ogni creatura che ha incrociato la tua strada, hai ucciso l'ultimo lord che guidava l'attacco alla tua cittadella. Campione, non siamo morti. Ma perché mette uno se non siamo mette morti? Mette uno, secondo lui è zero sarebbe. Antas, beh, parla con un come un bambino. Come si possono separare il giorno e la notte? O la vita dalla morte, non c'è bene senza il male. Rigiri le parole a tuo uso e consumo. E poi ho portato la guerra alle mie porte, sconfiggendo il mio guardiano e la tua furia ad alimentare questa. È la tua furia ad alimentare questa guerra. Una volta siamo morti, o due. Questo. Due. Quattro minuti. Ma ha distrutto l'equilibrio dell'universo e creato il caos. Cercando di eliminare ciò che chiama male, ha generato i Rogar, non capisci? Ogni battaglia Rogar diventano più forti. Questa guerra porterà solo alla vostra morte e distruzione, mi chiedo se non sia questo che desiderate. Ma... Antanas ha interferito con un mondo che non può capire. E vi distruggerà tutti se non lo fermate. Non mi arrenderò mai. Antanas è il tuo vero nemico. Teme ciò che non capisce e non può controllare. Là ce n'è un altro, un annientatore. Tre morti. L'ultimo. Così pochi sono. Cerca uomini come te, pieni di passione, paure, speranze e sogni, li vuole abbattuti e piegati, dei peccatori in cerca di redenzione. È pieno d'odio mentre dovrebbe esserlo d'amore. Crede di poter governare come un dio, ma è imperfetto come ogni mortale. Perché servi un uomo che ti odia? Uno che vorrebbe farti marcire in prigione? Arkin, il mondo è in fiamme. Antaras non può salvarlo, nessun uomo può, solo un dio. L'orgoglio e la natura distruttiva di Antaras mi hanno riportato nel mondo. Hai bisogno di me, come tutta l'umanità, lascia che ti aiuti. Non ucciderlo. Guarda Antanas, per com'è veramente, non lasciare che ti distrugga. Hai assorbito il potere dei tuoi nemici, ora sei come loro. Ti mostro come uscirne, ti darò un dono e grazie a esso mi porterai l'anima di Antanas. Dopo dobbiamo fare una scelta, penso.
Da stesso ripristinerai l'equilibrio e la pace. A te la scelta, Arkin. Runa di Adir. Parla. Caselo, sei davvero tu? Ciao, Arkin. Che significa tutto questo? Sei tu, Adir? No, non sono un dio, ma nemmeno l'uomo che credi tu. Allora chi sei? Ah, che caspita. È il giudice. All'universo serve equilibrio. Io sono il guardiano di quell'equilibrio. Non servo Antanas né Adir. Sono il vero giudice. Te l'ho detto che è giudice. Perché mi hai portato qui? Ho spinto a combattere per creare altra violenza, caos, perché? La tua barbarie è come quella dei lord di Rogar. Prima del tuo arrivo l'esercito di Antanas era in grande inferiorità. I lord di Rogar l'avrebbero annientato. E il mondo sarebbe caduto in un caos ancora maggiore. Dov'è Aldir? Perché non combatte? Millenni or sono Adir ha combattuto e allora lo sconfiggemmo. Ha imparato la lezione. Una guerra si vince in molti modi. Adir non ha impugnato spada contro di te, ma ti ha offerto una scelta. Quindi sarei la pedina di un giudice pazzo, di un dio pazzo? A chi dovrei credere, un uomo o a Dio? È questo l'enigma? Tu a chi credi? Cos'è questa runa? Non pensavo che esistesse una runa simile. Possiede un potere tremendo, solo il possessore può decidere come usarla. E ora che si fa? Questo dipende solo da te. Torna alla cittadella, da Antanas, allora saprai cosa fare. Avanti, indietro. È il momento di dirsi addio, Arkin. Non posso più farti da guida. È ricaduto nelle tenebre e nella disperazione, ma hai lottato e ti sei redento. Quindi sai che persino gli uomini e le donne peggiori possono riscattarsi. Guarda dentro di te, Arkin, e troverai una guida. Ora l'equilibrio del mondo nelle tue mani. Cioè, posso dire una cosa? Quello lì ha detto ti ho aiutato abbastanza, non è che ci ha mai aiutato tantissimo. Una volta era ferito, non posso aiutarti. Una volta vai di qua che io ti aspetto qui. Muoviti, vai di lì. Adesso ti dice io sono guardiano dell'equilibrio, ma decidi tu. Fai cazzo, fai quel cazzo che tu, io non già secco niente. La runa si è potente, ma vabbè. Mettitela. No. Mettitela sulla spada. Sì. Allora, ragazzi, io direi che dobbiamo salvare. Che non si sa da dove siamo usciti. Ma che è sto posto? Aspetta, obiettivo. Grida gli dei. C'è uno scrigno. Apriamo subito. Frammento di punto incantesimo, resistenza al veleno, perfetto, usciamo da qua. Ma che se cos'è? È quella da dove siamo entrati noi. Ma sei sicura? Ma sì, siamo usciti di qua adesso. Ah, benissimo. Dove siamo? Ah, sotto la cittadella siamo? Sì. Da quella porta che non si riuscivamo ad aprire, ti ricordi? Molto bene. Cerchiamo un cristallo. È un salvataggio, mi sa. Caspita. Stiamo andando a cercare il salvataggio. Lo so. Cosa sono? Fratello perduto fuoco. E l'altro fratello che è? Sorella luna qua, Fratello fulmine sarà. Ma caspita, ma noi abbiamo appena battuto 150.000 boss, abbiamo solo una fiaschetta. Non potete farci ste cose barbare qua. Ah, si attaccano su anche, hai visto? Ma perché non ci date un attimo di tregua? Penso che con questo il fuoco gli fai ben poco.
È una rana. La vedo dura la questione. Ci proviamo. Ah, siamo bruciati. Ma spara gli missili. Attenzione che ti salta addosso. Si è appeso anche lui. Come ha fatto l'elettricità questo? Bevi se puoi. So che ne è una sola. Che bevi? Come faccio a bere con questi che mi attaccano? Che c'è ancora una magia di quello delle anime, perché ne abbiamo un sacco. Comunque è un faccione, non può farti fare questo e quello e non lasciarti la possibilità di salvare da nessuna parte, no? No, penso che abbia salvato. Non si sa dove. Il problema è che io esco qui, devo farle questi. Sì, però tu prenditi le anime prima. E salta dentro là dentro. Abbiamo 16.000 anime. Non puoi prenderti quell'affarino? Se ce l'hai ancora. Boh, buttati qua dentro tu intanto. Qua? Sì. Non ti fa più entrare? Forse troviamo un cristallo lì dentro dal caslo. Ho capito che ti ha detto non ti aiuto più. Vabbè, tanto ha salvato qua. Mamma mia. Anche perché poi dobbiamo salutare. Ma dove siamo? Ah, vedi, ecco, questo è... Te l'ho detto che era la sfida. Vabbè, salutiamo tutti intanto. Perché... Ragazzi, noi ci facciamo la sfida. Sì, però e prima poi, salutiamo. E poi vi diciamo cosa è successo nella sfida. Sì, è inutile che salvare. Sì, 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 dai. Vabbè, ragazzi, ci vediamo al prossimo video, vediamo di fare quei due.